Avvicinatevi per favore al tavolo della premiazione. Non è birro munito. Vai Stefano, ci siamo. Allora, procediamo direttamente alla premiazione, anche perché alcuni amici hanno un volo e non possono attendere. Signori, che dire? Il tempo è stato clemente, la Bora di Trieste si è fatta leggermente conoscere. Abbiamo coronato questo sogno di organizzare questo NBA Cup qui a Trieste. Ma questo sogno si è coniugato anche con il sogno di Napoli, che da tanti anni aspettava il titolo. E quindi abbiamo il coronamento di due sogni a Trieste. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo torneo. Innanzitutto il Comune di Trieste, che ci ha sostenuti, assistiti, ci ha dato le strutture, ci ha dato un aiuto consistente, e questo ha reso possibile l'organizzazione di questo torneo. Poi vogliamo ringraziare
gli sponsor. Ne abbiamo due che qui sono presenti e che molto brevemente prenderanno la parola. Il primo è Federal Manager, che è qui rappresentato dal suo presidente nazionale. Prego, regionale, prego. Me lo prendo di buon auspicio, no, Antonio Francesco, nazionale, però ne abbiamo uno nazionale, Stefano Cozzilla, che è assolutamente fantastico, bravissimo, e quindi lunga vita al nostro presidente nazionale. Beh, insomma, grazie, ho visto negli ultimi momenti anche qualche momento di agonismo molto acceso, no? Va bene, ecco, cerchiamo sempre di mantenere un fair play che sia sempre alla base di tutte le competizioni e tutti i nostri confronti. Federmanager, con Antonio Ieraci, Francesco Vanello, è stato molto contento di poter sostenere questo tipo di iniziativa, lo farà anche nei prossimi anni. Iscrivetevi a Federmanager, così ci permetterete di andare avanti sempre meglio, in maniera tale di poter in ogni parte d'Italia riuscire a rendere i nostri servizi al meglio. Che dire, è l'anno del Napoli? Mi pare proprio di sì, per cui complimenti ai vincitori, però complimenti a tutti quelli che hanno partecipato. Grazie. Diamo la parola a Imba Loris, un saluto rapido. Bene, buongiorno a tutti, ancora complimenti anche da parte mia ai vincitori, quest'anno effettivamente calcio uguale Napoli, e ringrazio la, insomma, l'organizzazione perfetta, direi, di MIP Trieste School of Management. Ieri sera poi ho, diciamo, ricordato quelli che sono gli aspetti più istituzionali, diciamo, di AIMBA e quindi dell'Associazione Italiana dei Master in Business Administration. Oggi vorrei porre l'enfasi sull'aspetto più diciamo di community, ecco. Questo credo che sia una giornata, la NBA Football Cup è sicuramente insomma, l'evento che più rappresenta e più diciamo, si avvicina a quello che è lo spirito che in AIMBA coinvolge i diplomati master in business administration delle diverse business school italiane. Quindi oggi vorrei porre l'enfasi soprattutto su questo aspetto e invitarvi tutti ad iscrivervi, ad associarvi e a, diciamo, consentire in questo modo lo sviluppo della community dei master in direzione aziendale in Italia. Grazie mille. Abbiamo l'onore di avere qui presente anche il direttore generale della nostra scuola, il professor Vladimir Nanut, al quale cedo il microfono per un saluto. Buongiorno a tutti, mi fa molto piacere portare il saluto anche a nome della scuola, ma a nome anche della città di Trieste, a tutti coloro che hanno fatto lo sforzo per essere presenti qui con noi. In termini di ringraziamenti a nome della scuola, consentitemi di ringraziare Stefano Pilotto, perché è la persona che, diciamo, si è fatta carico di tutte gli aspetti organizzativi di questa manifestazione e anche delle partecipazioni della scuola alle altre edizioni dell'NBA Cup. Un'ultima cosa, vorrei che al di là della classifica di merito di questa competizione che vede trionfare Napoli, è l'anno del Napoli in effetti, vorrei che tutti fossero orgogliosi di essere rappresentanti delle migliori business school del nostro paese. Io sono stato per molti anni presidente di ASFOR, quindi conosco bene tutte le scuole italiane, ho accreditato la gran parte dei corsi master di questo paese. Vi posso garantire che coloro che rappresentano oggi qui le 7 scuole rappresentano il meglio che in Italia, l'Italia può offrire in termini di formazione manageriale. Quindi complimenti a tutti e auguri ovviamente ai vincitori. Adesso diamo la parola a Mauro Santucci e iniziamo la premiazione. Mauro.
Allora, in classifica, gli ultimi anni io scherzo un po' con Stefano perché le nostre squadre si scambiano l'ultimo e il penultimo posto, però come simpatia credo che... Numeri uno! Esatto, grazie. Grazie a tutti. Quindi ecco, con l'auspicio che il prossimo anno, il mio sogno è fare la finale con la squadra di Trieste, non me ne vogliate, anche perché vi abbiamo fatto vincere anni e anni, quindi prima o poi toccherà anche a noi. Quindi la settima classificata, il MIB di Trieste. Andrea, spostate un po' la roba. All together, squeeze yourself. Volto tu. Un'altra. Ora termini. Bravi! E adesso naturalmente ci scambiamo le posizioni. Bene, io vorrei anche ringraziare tutti i responsabili di squadra, che sono figure anch'esse storiche. Dario Ciampoli di Bologna. Andrea Iovene di Napoli. Claudio Calvani e Alessandro Belli della Luis di Roma. Paolo Bergamin del Cuoa. E ovviamente abbiamo Mauro Santucci del Politecnico di Milano. E poi abbiamo la Bocconi. Io sono in contatto con Beppe Soda, ma tutta la squadra della Bocconi è fondamentale. Grazie Lorenzo, grazie! Grazie Lorenzo! Bene, adesso premiamo la squadra sesta classificata. Sul campo ha guadagnato questa meravigliosa coppa la squadra del Politecnico di Milano. Bravi ragazzi! E offriamo anche un gagliardetto del MIB. Grazie. La squadra quinta classificata, da Altavilla Vicentina, la squadra del Cuoa. Passiamo alla squadra quarta classificata. La squadra quarta classificata è la squadra di Bologna. Bologna Business School. Alza la capi! Mentre Bologna alza la coppa, l'NBA Cup intero conferma che tutto quanto rimarrà nel bilancio di quest'anno verrà devoluto per aiutare i nostri concittadini della Romagna in fase dall'alluvione. L'Italia
l'Italia ha un grande cuore e lo deve manifestare. La squadra terza classificata e sono i campioni uscenti della Bocconi di Milano. Prima di passare adesso ai primi due, vogliamo premiare il miglior giocatore del torneo. Chi è stato il miglior giocatore del torneo a detta delle terne arbitrali? Il numero 9 della squadra dell'Ipe di Napoli, Salvatore Pistoni. Vogliamo anche premiare il miglior portiere del torneo. Per la decisione è stata tenuta anche in considerazione le difficili condizioni nelle quali ha giocato. Il portiere della Luis, David Angelinetta. Bravo. Allora adesso quello che secondo noi tutti è il premio più importante, è il premio alla squadra che si è particolarmente si è evidenziata, ha giocato con lo spirito giusto, con le attenzioni giuste, con una squadra multinazionale, con tante anche ragazze in campo, e non poteva che essere la squadra del MIB di Trieste. Premio professor Pilotti. Forza le ragazze del MIB. La Giovanna! Marco! Dai ragazzi, forza! Corsetta! Dai, forza ragazzi! Una volta una cosetta! Bene, adesso arriviamo alla squadra
vice campione della NBA Cup 2023, la squadra della Luis di Roma. Ragazze, abituata a essere sempre sul podio la Luis. Allora, solo perché Arturo, una foto alla Luis, un applauso alla Luis di Roma. Allora, ci siamo. Allora, dopo aver giocato 6 anni questa NBA Cup, dopo aver perso 3 finali, rigore, eccetera, finalmente ce l'abbiamo fatta e siamo campioni! E allora sì, il mio sogno è stato... E l'anno prossimo, se tutto il comitato vuole... faremo l'NBA Cup all'ombra del Vesuvio! Tutta la moglie di Vesuvio è rutta! Tutta la moglie distrutta, Vesuvio è rutta! Tutta la moglie distrutta, Vesuvio è rutta! La 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 la. Salutiamo Napoli e ringraziamo! L'anno prossimo, tutti a Napoli! Ciao ragazzi, foto con la coppa! Ciao, foto con la coppa!